Allora, conferenza terminata, la signora Allegri ha parlato tantissimo del preparatore del suo cavallo che vuole tantissimo portarlo alla Juve. Vabbè, scherziamo, no? Cosa dire? Cosa dire? Aspetta, facciamo due passi, che già il culo mi è diventato quadrato. Qua è bello, signori, guarda, prima di parlare di Juve vi faccio vedere qualcosa, vedete che bello, Poi dice perché vivi in Germania, respiri, salute, bella Germania. Allora, vedi, cane che abbaia tranquillo. E allora, signori, basta scherzare, basta. Domani con l'Atalanta, lui ha fatto la sua conferenza, la solita, inutile andare a ribattere, perché lui dice sempre e ripete sempre le stesse cose, le domande sono sempre le stesse, le risposte sono più o meno sempre le stesse. Chi c'è, chi non c'è, chi può darsi, cosa si aspetta, sempre questo. Quello che vogliamo noi non viene messo mai in atto come risposta, come domanda. Attendiamo sempre l'esito. Comunque domani è una partita durissima. Durissima su tutti i punti di vista. Però l'unica cosa che io mi aspetto, signori, è che domani la Juventus vince. E basta. Già abbiamo perso una sconfitta molto pesante contro il Sassuolo. Perciò io domani non è che mi voglio aspettare un'altra botta del genere. No, è così, signore, non si può andare avanti. Non si può andare avanti e si deve prendere una netta decisione. Perché se no al suo quarto posto, che dice lui, col cavolo che ci arriviamo. Neanche al quarto posto, signore. Se domani la Juve non vince, scordatevi che la Juve entri nei primi quattro. Ve lo dico, già ci potete fare un quadro su questa situazione qua. Se domani non si vince con l'Atalanta, che tutti dicono scontro diretto, ma quale scontro diretto? Ma dai, stiamo scherzando, l'Atalanta con la Juve. Ma fa scherzare, ma poi non è l'Atalanta di un anno, due anni fa, no? Un anno fa, neanche l'anno scorso era chissà che, 2 anni fa, la Dea, 2 anni fa, da quando c'era Ilic, che faceva veramente paura, quella era veramente che Muriel, Zapata, Ilic. Quella era Hartbort, sì, quella Atalanta faceva una paura mostruosa, tanti giocatori, chi è andato al Monza, chi poi l'ha preso il Milan, poi altri giocatori sono andati, si è un po' dispersa l'Atalanta. Niente, domani con questa Atalanta qui si deve almeno vincere con 2 gol di scarto. Perché segnare un gol e aspettare che finisca la partita cercando di mantenere l'1-0, a Bergamo si cade. Questi 3 punti sono, ripeto, importantissimi. Importantissimi, signori, perché se non si vincono con quelle squadrette e se non si vincono con queste squadre che, ripeto a dire, l'Atalanta, a mio avviso, è una squadra di metà classifica, come Lecce, come Sassuolo, sono squadre di metà classifica. Per me non sono squadre che possono competere una squadra a livello della Juve. Ma stiamo scherzando, signori.
Ma stiamo scherzando? Giocatori pagati un sacco di soldi, giocatori che valgono un sacco di soldi, e li paragoniamo con giocatori che sono pagati per la metà della metà e che valgono la metà della metà della metà. Stiamo scherzando. Vabbè. Ora, certamente, gli allegriani, per pararsi il culo, diranno che l'Atalanta è un squadrone, l'Atalanta è di qua, l'Atalanta bisogna non sottovalutarla, l'Atalanta di qua e di là, l'Atalanta è battibile, l'Atalanta si può battere, ma non 1-0, si potrebbe battere con questa Juve anche 3-0, perciò non pariamoci il culo, cerchiamo di andare là e di andare a vincere questa partita, perché se non si vince domani, ve lo ripeto, addio il quarto posto, addio pensiero allo scudetto, specialmente se l'Inter dovrebbe vincere oggi. Nell'Inter, nel Milan, nel Napoli, queste sono squadre che però diciamo che abbiamo avuto fortuna anche con l'Inter che si è fermata, anche col Sassuolo, e ha preso la batosta. Il Milan ha preso la batosta dell'Inter nello scontro diretto. Il Napoli, che un paio di partite li ha divorati lei stessa. Non è il Napoli di l'anno scorso, sì, è più indebolita in difesa. Però se adesso partono male e poi incominciano a macinare terreno, questi qua non li prendi più. Perciò se vuoi star dietro a loro devi cominciare a portare delle vittorie. Se non porti queste vittorie, signori, è inutile avere la testa per stare qua a parlare, fare video, la Juve, diventa solo un business, diventa solo il marchio Juve, diventa solo un business per tutti quelli che fanno i video, che arriveranno, faranno il suo canale, metteranno video là, tu contro la Juve, tu contro l'Allegri, tu contro di questo, tu contro di quello, tu contro di me, sarà tutto così. Perciò poi loro a un certo punto non godono, a un certo punto ne hanno gioia, perché incominciano a far video, dice tanto, monetizziamo. Che mi interessa? Parliamo della Juve. E fanno. Cioè alla fine è tutto questo, signore. La Juve, per non sentire a nessuno parlare, per la Juve non sentire sempre gli stessi discorsi, da domani deve portare le vittorie, si deve solo parlare di Juventus che vince. Allora là sì, c'è poco da dire. Va affacciare, ho goduto, la Juve ha vinto, pop, chiuso il discorso. Ma se la Juve domani Nokmal Feloa, Fertig, Scaput, allora domani la Juve deve vincere. Non dico che deve portare chissà che gioco, perché ormai non ci spero, perché poi non è capitato con la Lazio, poi non lo so se era una Lazio che già aveva la testa all'Atletico Madrid, perché poi le sostituzioni sono venute quasi tutte nel secondo tempo. Un po' sì, non lo so se si è fottuta lo stesso la Lazio e gli sembrava di trovare una Juve un po' più moscia. Tanto sta che la Juve ha fatto con la Lazio il partitone del secolo. E spero di rivederla di nuovo. Boh, magari domani, fa un giorno sì, un giorno no. Ma almeno domani deve cercare di acciuffare questi 3 punti. E siamo tutti contenti. Chiuso il discorso. Signori, per oggi è tutto. Questo è un video, diciamo, ho voluto fare così, tanto per, ma no per la conferenza, perché ormai me ne sto sbattendo le palle, vi ripeto, io faccio un video ogni tanto, normalmente questo già è troppo, perché non doveva venire neanche domani, se ne parlava lunedì, dopo il giorno della, perché lo dico sempre, io faccio parlare i professionisti, professionisti che se ne vanno in giro nel mondo
vabbè. Io faccio un video ogni tanto perché mi piace parlare della mia Juve, mi piacerebbe di più parlarne e sperare nella mia Juve che riesca a ritornare di nuovo la Juve degli anni, non dico assai, anni 90, che era bellissimo vedere quelle partite lì, ormai tempi che furono, chissà quando ritorneremo di nuovo a quei livelli. Mentre parlo con voi mi passa tipo faccio un esempio, un signor Jugovic di davanti. Ah, bello era. Vabbè, signor. Parlerei di vecchi giocatori, Giulio Cesar, giocatori che solo chi ha questa età può arrivare a ricordare questi giocatori. Collers. Signori. Rui Barros. Siamo rimasti là perché quella era la vera Juve, la vera Juve, arrivando fino ai più grandi, Deschamps, Zidane, Alex Del Piero, quella Juve. Oggi la Juve ce n'è poca, poca sia di Juve e sia di vero tifosi, signori, sia di vero tifosi. Poi questo YouTube e altri stanno rovinando il mondo del calcio, anche perché tutte queste liti, tutte queste cose che si vedono, si sentono. Prima era bello, scendevi, andavi dal tabaccaio, ti compravi il giornale, ti sedevi in piazza, ti prendevi il tuo caffè, andavi al bar, discutevi tra milanisti, interisti, o al mercatino che conoscevi i milanisti, interisti, sentivi là, cornuto! In amicizia. La Juve di qua, la Juve! Bello era, vero? Ma poi c'ero bla bla bla, ora. Ora ci sono sputi, tu sei cornuto, tu sei bastardo, tu sei infame, tu a me mi fai questo, quello che finge di avere una cosa, quello che finge. Si fanno tutte queste cose fra di loro, a modo che dicono vabbè, è perché è tutta una questione di soldi. Vabbè, signori, vi lascio con questo bel. Guardate che bello, signore, guardate che vi faccio vedere. Va. Sta passando Uzu. Uzu è il treno. In Germania. Guardate, che bello, che bella, eh? Bella natura. Che bello. Ma com'era bello quando era piccirillo. Vedete? Vedete? Io. Passeggio, che devo fare, signore? No, passeggio. Che devo fare, signore? Saluto a tutti, un bacione, tutta Italia, forza Juve, speriamo bene per domani. Ciao!